Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati all'episodio 2 dedicato a RimWorld. Il nostro volto inizia ad assumere delle sembianze un po' più dignitose. Abbiamo bisogno di tanta legna per iniziare a costruire la sala da pranzo condivisa, perché questo migliorerà sicuramente il morale dei nostri. Qui abbiamo tanti alberi, quindi non perdiamo tempo, iniziamo ad abbatterli per portare a casa più legno possibile per iniziare a costruire i mobili. Una volta sistemata la sala comune, iniziamo a lavorare le camere individuali. Allora, il problema del cibo l'abbiamo risolto. Abbiamo tanto riso, tante patate, fragole con cui stiamo cucinando dei pasti semplici. Quando ne avremo 25 li metteremo tutti nella cella frigorifera e avremo risolto il problema del cibo. Dopodiché, non appena avremo il coltone, dovremo iniziare a risolvere il problema del tattered apparel, ossia dei vestiti strappati. Mami addirittura non ha nessun vestito con sé. Io dovrei avere un crafting spot da qualche parte, che tra l'altro continuo a perdere. Ah, eccolo qui, l'avevo messo da, appunto da... Allora, quanto fa male una Steel Club Awful? Danno 4. La Wooden Mace Normal danno 7. Quindi praticamente questa la possiamo buttare via addirittura. Pazienza, vabbè. Io credo di aver fatto una cazzata, scusate. Ok, lo sistemiamo presto. Possiamo chiedere di mettere all'interno della cella frigorifera anche i corpi degli animali? Perché questa tartaruga, per esempio, può tranquillamente essere spostata o macellata. Allora, floors, abbiamo abbastanza legno adesso per iniziare a rendere quest'area un po' più carina. Per favore. Vabbè, allora non siamo ancora capiti. Raid, ok. Iniziano ad attaccarci. Chi sono? È una persona sola, Clans. Che cosa? Shooting 11, melee 7, aiuto. Questo è tosto. Beh, lo facciamo fuori. Tra l'altro sta proprio arrivando. Io direi di reclutare tutti. Lo teniamo a bada dalla distanza con i fucili e se si avvicina lo prendiamo ammazzate. Con Mami, che mi sembra la persona adatta. Ok, vai. Melee attack. E tu adesso tieni fermo il fuoco. E anche tu melee attack, Rogers. In tre che lo prendono a calci. Ok, possiamo addirittura catturarlo volendo. Che cosa sa fare? Non sa prendersi cura e non sa essere sociale. Praticamente è un rompicoglioni pazzesco. Annoying voice. È molto bravo a costruire. No, fa schifo. Chiedo a Doc Lloyd di farlo fuori. Spero che non si senta male dopo averlo ucciso, ma non me ne frega niente. Ok, fatto fuori. La sua mazza ha danno 8, che quindi dovrebbe essere meglio sicuramente della mazza di Mami, però non meglio del nostro coltello. Direi di spogliare il nostro amico, perché magari qualche vestito lo riusciamo ad ottenere. Ai ai ai. Observed corpse. Sta male. Che ti devo dire? Costruiamo subito una tomba per il nostro nuovo amico che è venuto a trovarci. E andiamo avanti così. Allora, da un lato si costruiscono, cioè da un lato si lavorano i pasti, dall'altro si inizia a costruire la sala condivisa dei pasti. Penso che non riusciremo a finirla nella giornata odierna, tenteremo di finirla magari il giorno successivo. Avevo davvero tanto acciaio. Il cotone quando sta... Ah, il cotone è già pronto, benissimo.
Benissimo, qui facciamo il laboratorio as soon as possible, così iniziamo a costruire delle t-shirt, dei pantaloni, delle giacche da assegnare a tutti perché quelli che hanno addosso fanno schifo. Dovrò dare la priorità a quello migliore con il crafting di dedicarsi soltanto a quello, altrimenti i nostri ragazzi poi hanno veramente dei bruttissimi... bruttissimo umore. Però intanto mangiano. Questo non è male come cosa. E ovviamente nel laboratorio dobbiamo costruire anche il bancone di ricerca perché capite che è importante. Ok, intanto, produzione, strutture, furniture, tavolo lungo, di legno, va bene, sedia da pranzo, ne tentiamo 4, ne aggiungeremo un'altra se avremo ospiti, un paio di fioriere, e visto che abbiamo abbastanza cotone, adesso direi di piazzare anche una poltrona. Questo dovrebbe migliorare sicuramente il morale dei coloni quando si alzano la mattina e vanno a mangiare e quando alla sera vanno a mangiare. Abbiamo poco cibo? Sì, dobbiamo lavorarlo. Abbiamo abbastanza fragole per fare un po' di pasti. E prima del pemmican per le situazioni estreme. Perfetto, e abbiamo la nostra stanza condivisa. Abbiamo dei combat supplier, possiamo comprare qualcosa di buono, ragazzi. Per Rogers. Social 6. Mami come social fa... No, social 13, wow. Dobbiamo usare Mami per parlare questa carovana. Perfetto. Dove sta? La carovana? Eccoli che arrivano. Bene, allora. C'è tanto lavoro nei campi da fare, quindi aspetterei prima di iniziare a costruire le stanze individuali. Dobbiamo raccogliere le patate, che alla fine sono arrivate, ma... Andiamo Mami un attimo a parlare. Possiamo addirittura comprare dei lupi o degli aschi? Ah no, sono delle... Ouch. Sono delle volpi artiche. E hanno dei Timberwolf. Due maschi però, ok. Costano tantissimo ma sono ottimi in difesa. Potremmo comprare delle medicine di erbe. Oppure delle armi oscene. Quasi quasi dipende dalla mazza oscena che ho costruito, che è cosa 4, e la Steel Club che avevo rubato al tizio e no, non prendo nient'altro, non mi serve nulla. Una wooden spear excellent, quanto danno fa? 6, cioè no grazie. Abbiamo venduto un po' di cose, sono niente di eccezionale. Intanto anche nel magazzino vorrei la luce. Ok, quindi costruiamo due lampade. E mi sembra di vedere che Roger si è iniziato a mettere insieme patate e fragole, quindi fa dei pasti forse migliori. Speriamo. Cargo pods. Iiii! Carne di coguaro, qui riusciamo a cucinare per un bel po'. Perfetto. Perfetto, quindi quando abbiamo finito di raccogliere nei campi si va. Abbiamo ancora 85 pezzi di tessuto, quindi potremmo costruire un'altra poltrona volendo, sempre nella zona condivisa. Perché non riconnette l'energia? Cosa sta succedendo? Ah, merda! Non arriva l'elettricità. Ok, perfetto. Mi piace questa saletta interna che abbiamo costruito. Adesso vorrei semplicemente aprire qui un cunicolo e andare avanti a costruire le stanze. Quindi io direi di fare un deconstruct e poi ordini e questi se ne vanno, va bene.
Ovviamente i corridoi li voglio larghi e le stanze inizieranno qui, tipo 6x6, può essere un'idea. Se lavorare tantissimo nelle miniere. Per fortuna che ho dei coloni abbastanza veloci nel lavorare. Wow. Il riso, tra l'altro, sarà pronto di nuovo molto presto. Continuiamo a veramente ad ottenere molto riso. Mentre le Hill Roots siamo al 65%. No, però buono, non abbiamo ancora utilizzato medicine normali, quindi quando avremo le medicine, le erbe, sarà ottimo. Major risk, chi? Mami. Qual è il suo problema più grande? Feeling terrible, naked, disturbs the shared bedroom. Perché è nuda? Che cosa che gli manca? Ah, le manca tutto, ha soltanto un giubbotto antiproiettile ed è completamente nuda. Vestiti con questa schifosissima maglietta. È forzata, però almeno è coperta. E non dovrebbe più essere naked, oppure è ancora. Eppure è peggio. Oh no, un'eclisse. Merda. Per fortuna le batterie sono piene, quindi questo dovrebbe garantirci elettricità finché l'eclisse non passa. Soprattutto ci serve per mantenere il cibo congelato, l'elettricità. Il resto può anche. Questo non è un problema, ma. Passando la carovana? Beh, quando si avvicina mandiamo Mami. Magari avessero dei vestiti. Oh, merda. Ecco, le ultime parole famose. Abbiamo un incendio, signori. È saltato tutto. Il sistema di raffreddamento, quindi le batterie si sono bruciate durante l'eclisse. Grazie Cassandra, grazie mille. E questo vuol dire che adesso siamo senza energia elettrica, con un guasto della linea e con ovviamente la temperatura indoor con incendio a 20 gradi e il nostro cibo che rischia di scadere terribilmente. Allora, adesso sì, ho un'idea. Da farsi, ripariamo tutto e costruiamo un fuel generator, un generatore di emergenza che va a legna, che attiveremo in questi casi, che dovrebbe bastare almeno per alimentare la nostra caspiterina, il nostro cooler. Poi se passa l'eclisse siamo contenti. Caricalo. Ok. Allora, il generatore adesso inizia a partire. E soprattutto è andato via l'eclisse. No. No, il generatore d'emergenza che sta funzionando, quindi adesso il frigorifero e le lampadine sono accese. Benissimo. Poi quando torna il sole disattivo il generatore d'emergenza perché mi brucia legna e onestamente non mi va. Ok, perfetto. So che è una cosa assolutamente inefficiente quello che sto facendo, ma mi diverte tantissimo e quindi lo faccio. Ossia costruire le mura di legno per evitare la bruttezza. Quindi la prima stanza è pronta.
Qui si sta finendo bene. Perfetto, devo andare a spegnere il generatore. Ok, iniziamo a portare la linea elettrica però da questo lato. Dai che magari domani qualcuno inizia già a dormire nella sua camera singola. È importante per l'umore. E intanto, no, non posso ancora iniziare a ricercare finché non, tutti non avranno la loro camera singola. Ok. Perfetto. Beh, ragazzi, che opera d'arte la nostra... il nostro vault. Abbiamo 25 pasti normali e un esperto di esplosivi chiamato Fritti Alverson ci aiuta perché ci sono i pirati che lo stanno attaccando. No, ignoriamo l'offerta perché adesso siamo già in 4 e siamo abbastanza. Quando il nostro gruppo di colonist sarà pronto, allora potremo accoglierne altri, ma per il momento no. Presto dovremmo tornare a lavorare nei campi, quindi troppi ordini per ora. Le stanze singole portano via tanto tempo. E soprattutto non abbiamo più legno. Ecco perché non riusciamo più a fare un caspo. Per niente, intendevo dire. Chop wood. Bram. Non abbiamo più legno per gli interni. Questo harvest fail ovunque di skippy non è che mi tira su molto il morale, però via che sta bruciando un sacco di riso e che abbiamo ancora abbastanza patate e carne. Questo va tutto in dispensa. Ok, perfetto. Ci siamo. Uno e due lampade. E una la dobbiamo tenere anche nel corridoio. Cazzo, mi sono dimenticato. Però non voglio tenerla in mezzo alla stanza, capite? Quindi faremo un bellissimo angolo lampada. Adesso ci penso io che sono un internal designer incredibile. Mami o è terribilmente triste? No, neutrale. Perché non riuscivo a vedere la sua barra dell'umore. Forse mi sto però dedicando troppo a queste stanze, avrei dovuto utilizzare all'inizio altre priorità, però l'importante è avere il cibo e l'elettricità. Stiamo raccogliendo un quantitativo enorme di acciaio, bene, ci servirà. Devo però anche iniziare anche a ricercare, e questo è il motivo per cui devo iniziare a utilizzare la baracca come laboratorio. Però intanto possiamo spostare due letti. Uno e due. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta forse. Tutta una cazzata qui. Volevo semplicemente fare questo. Non so perché ho creato uno spazio dietro, ma... adesso prima che si chiudano dentro sti somari, meglio... No, ok, l'hanno fatto, ok. Floors. Food and floor. Benissimo. Quindi, adesso basta scavare, perché due dei nostri già stanotte dormiranno per conto loro. E poi proseguiamo
la creazione delle prossime stanze. Ne servono altre due, me lo faranno l'indomani. No, lo possono fare anche adesso, volendo. Quindi, prima o poi ci sarà qualche storia d'amore, perché vedo che ci provano tra loro. La temperatura interna com'è? 28 gradi, 25, 25, qui è 36. Ah, caspita, perché siamo nella piena primavera, c'è molto caldo. Lo sto pensando perché magari poi devo fare dei sistemi di condizionamento dell'aria. E dormendo qui all'interno non lo so. O anche di riscaldamento, ma il riscaldamento è più semplice. Il fatto che abbiano comunque questa bella sala in cui mangiano insieme è sicuramente positivo per loro. E anzi, quasi quasi, potrei fare un Joy Chess Table. Però dove lo piazzo? Così, nell'angolino degli scacchi. In questo modo hanno una fonte in più per rilassarsi. Skippy e Doc Lloyd adesso dormono insieme nella baracca. Mami e Rogers sono nelle loro stanze, anche se ci sono molti massi da spostare. Temo. Esatto, lo sapevo. Oh no, Dottor Lloyd si è avvelenato mangiando il pasto semplice. Male. Temo, dicevo, e avevo ragione, di avere esaurito lo spazio di scarica. Quindi adesso ne creiamo uno nuovo. Ah, Dottor Lloyd sta vomitando ovunque. Sta letteralmente vomitando ovunque, sta ragazza. Va bene. Che schifo. Pazzesco. Va bene. Momento di raccolta, harvest. Quindi abbiamo più cotone, più fragole. Benissimo. Nonostante il fatto che usiamo soltanto dei pannelli solari e adesso abbiamo abbastanza lampadine e il condizionatore e il fornello che utilizziamo tutti i giorni, continuiamo a raccogliere energia elettrica e immagazzinarla. Quindi il nostro pacco di batterie si riempie con tre pannelli, bene. Ok, e qui dobbiamo anche andare avanti però, perché se no. Veniamo a farlo. Però non ho abbastanza legna e quindi darei l'ordine di fare chop wood dove possibile qui. E poi c'è da andare a tagliare tutta la legna che abbiamo nei dintorni. Perché comunque non costruendo all'esterno. Merda, rai. Questi dovrebbero essere più di uno. Infatti, il secondo di solito è il peggiore. Raslan e Psyche. Io faccio così. Save game, ragazzi. Perché questi mi possono ammazzare. Questa fa cagare. Questo pure, però ha una mitragliatrice fantastica. Ha 74 anni. Lasciate che si avvicini e poi provo a metterli fuori uso. Però, comunque, nessuno di questi mi piace da catturare. No, terribile. Osceno. Sono due poverini scappati di casa, come dico io. Che non. Iniziamo a costruire già la loro bara. Così per dare il caldo benvenuto. Ehi, fermi tutti! Mi stanno già attaccando! Psyche è qui da solo, Raslan non so dove stia andando, però. Allora. Spara Psyche. E adesso me le attacca. No, mi sono un attimino addormentato, sono scemo. Merda, Dottor Loic, per favore sta attento che questo ti distrugge.
andiamo di melee attack perché... Aiaiai, la mitragliatrice però è pesante. Cioè, pesante, fa male. No, fermo! Melee. Questa è buona? No, shoddy, beh. Ok, abbiamo fatto fuori. Finalmente Mami, che dovrebbe essere brava... No, nel melee. No, nulla, finalmente un cavolo. Rogers magari si va a prendere. Non lo so, magari le vendiamo, non so dirvi. Perfetto. Tutti a casa e adesso si devono mettere a letto a curarsi, non abbiamo ancora un'infermeria, quindi... Potremmo fare questo. Medical. Skippy, che cazzo fai? Ah, perché questo è segnato... questo lo diamo a Skippy adesso. Perfetto. No, segniamo i letti medici a Rogers e Dr. Loic. Ovviamente Rogers va a coricarsi. Che danni ha? Bruce, no, niente di speciale. Dr. Loic invece ha un gunshot neck e torso. Medicina 0. Ok. No, 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 no. Cazzo. Ragazzi, facciamo schifo con la medicina. A parte il Dr. Loic, fanno tutti schifo. Genio il secondo medico. Alla svelta anche. Va bene, lasciate che questi due dormano qui. Siamo riusciti a bloccare il raid. Il primo raid un po' pericoloso. Devo stare un po' più attento perché non mi ero accorto che erano già entrati. Allora, l'indomani, vabbè, si va avanti nella costruzione della stanza, delle due stanze e del laboratorio. Poi c'è da pulire tutto perché è uno schifo. Ormai le cose da fare sono sempre di più. Il lavoro dei campi, cucinare, pulire. Sto coniglietto però mi ha rotto un po' i coglioni. Perfetto. E una cosa molto importante che non avevamo ancora fatto, ma adesso la facciamo. Butcher table. Possiamo mettere anche... Ah, bed temperature, ok. Caspita. Qui mi prendo una penalità outdoor, giusto? Qui una penalità bad temperature e tra l'altro ho perso un pezzo di storage, che due palle. Niente, spostiamo i vasi e la lampada. Così facciamo il tavolo di macellazione nell'area comune della cucina. Ci sarà sempre sporco di sangue, però. Oh, finalmente abbiamo le medicine naturali. Meraviglia. Tantissimi ordini, abbiamo anche tutti gli ordini di taglio degli alberi. Adesso per ora direi che per un po' non do più nessun ordine finché non completano questi, perché sono già troppi. Devo rivedere dove sono i tizi che mi stanno venendo a trovare. Ah no, stanno solo passando, ok. New lovers! Skippy e Doc Loic sono nuovi amanti, e quindi la cosa figa è che adesso io amplio semplicemente un po' la stanza e ne costruisco soltanto una.
così Dr. Loic e Skippy avranno la loro stanza con un letto matrimoniale, quindi ne devo fare soltanto tre. Sono contento. Grazie. Quindi i letti medici non servono più. E anche questi due letti servono più. Magari costruirò una prigione. Posso costruire all'esterno molto facilmente. No, ti prego. Ah, una batteria si è rotta, non tutte. Heat wave, aia. Questa sarà dura, perché l'heat wave, l'ondata di caldo all'interno del vault ci ammazza, secondo me. Aiuto. Aiuto. Dai che riusciamo a chiudere l'episodio con tre stanze, è il mio obiettivo adesso. Il gran caldo, vedete, sta dando problemi. Ce l'abbiamo quasi fatta, signori. Double bed. E poi ovviamente anche i pavimenti, floors. Ottimo. Mami sta mangiando di tutto perché ha troppa fame. E perché c'è troppo caldo. Non capisco bene il nesso, ma fa lo stesso. È che continua a entrare nella cella frigorifera, almeno si rinfresca un po' le idee. No cazzo, mi sta mangiando tutto il cibo, è già il terzo pasto, basta. È il primo mental breakdown che abbiamo, eh. Mami che si sta scofanando le melanzane alla parmigiana che abbiamo preparato. Brava, brava Mami. Ok, abbiamo il letto. I due lover sono vediamo un po' health. No, it's Skippy e Dr. Loic. Ok. Perfetto. E quest'altro unknown adesso unknown diventerà quello di Rogers, credo. Va benissimo proprio. Wow. Direi che nel prossimo episodio possiamo dedicarci al crafting e alla creazione del laboratorio, visto che i ragazzi adesso hanno un posto in cui dormire. Cargo pod, alta carne di scoiattolo in questo caso. Che buona, gnam. Amici con la carne di scoiattolo, vi ringrazio per essere rimasti con me. Vi do appuntamento al prossimo episodio. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, pollice in su. Alla prossima.